Gara che sta per avere inizio per la Major League Soccer, la commenterò come sempre con Stefano Nava qui accanto a me. Ciao Pier, grazie. Sempre carino sei. Il campionato americano ha fatto grossi passi avanti negli ultimi anni, il livello del torneo è decisamente migliorato, mi aspetto dunque una partita piacevole. Tutto pronto per la sfida tra Los Angeles Galaxy e New York City. Galaxy al momento fuori dalla zona playoff, come ci mostra la classifica, ma ci sono ancora possibilità di accedere alla post-season. Sono in piena lotta insieme alle altre squadre e tutto quello che possono fare è vincere le partite che restano ancora e sperare che qualcuno lasci punti per strada. Siamo in California, Los Angeles per l'esattezza, sulle tribune dello StubHub Center, impianto da 27.000 posti, che ospita tra gli altri i match interni dei Galaxy. Stadio piccolo ma perfetto per il calcio. Assolutamente, la visibilità in particolare è eccellente da ogni settore. In quanto ad atmosfera, ha poco da invidiare ad altre strutture più blasonate, considerata anche la popolarità del calcio a queste latitudini, non paragonabile a quella di cui gode in altri paesi. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Partono col 4-4-2, nello specifico uno dei due sarà in posizione più arretrata, la seconda punta. Due attaccanti complementari, almeno sulla carta, più prestante il primo, più rapido, più veloce l'altro. Questo è l'11 della squadra ospite. 4-3-3 per loro oggi, con due attaccanti schierati in posizione defilata da ali. Assetto offensivo che potrebbe creare più di qualche grattacapo la difesa avversaria, specialmente negli uno contro uno. Manovrano il primo pallone i Los Angeles Galaxy. Occhio, cerca l'area di rigore. Crossa verso il centro. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Maxi Morales. Guadagna metri verso l'area. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Cartellino giallo, è passato pochissimo dal calcio d'avvio. Sì, sono partiti in modo molto aggressivo Pierluigi. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Suma dunque l'azione d'attacco. Dos Santos, guadagna metri, occhio al traversone, palla risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo, e questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire, non l'hanno sprecata. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Molto bella la conclusione. Sì, Pier, hanno sfruttato l'occasione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Alexander Ring. Pirlo. Dos Santos. Ottimo intervento difensivo. C'è un fallo laterale a disposizione degli LA Galaxy. Dos Santos ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Palla respinta dal difensore. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo.
cross verso il centro dell'area. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. Alexander. Alexander Ring. C'è la regola. Arbitro dice che è fallo, si ripartirà dunque con una punizione. Prova a calciare in maniera completamente scoordinata, pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere, non era facile colpirla al volo e far gol da lì. Maxi Morales. Occhio al suo movimento. Ci riprova. La mette in mezzo. Da rivedere il tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Si avvicina all'area. Prova a sorprenderlo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. È una bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Maxi Morales. Collins. Bravi qui a bloccare tutto. Dos Santos. Prova il numero, non va. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Ecco il tiro. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. È pronto Pirlo dalla bandierina. Corner battuto in mezzo. Portiere raccoglie il pallone senza problemi. Tentativo di pressing. Lo ferma ma non controlla. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Partono in contropiede. Alexander. E possono ripartire. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Alexander Ring. Quarto uomo esibisce la lavagna, 3 minuti di recupero. Gli ruba benissimo il pallone. Dos Santos. Alessandrini. Guadagna metri verso l'area. Arbitro che fischia il fallo. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Alexander è uno degli osservati speciali di questa sfida. Come se la sta cavando, Stefano? Se la sua squadra è in vantaggio, lo deve soprattutto a lui. Ne ha fatti due nella prima metà di gara e punterà almeno alla tripletta nella ripresa. Bravo! È iniziata la ripresa allo Stop-Up Center. Pirlo. Occhio, cerca l'area di rigore. Maxi Morales. Alexander Ring.
Palla nuovamente in possesso. C'è spazio davanti. David Villa. Buona la parata impresa da parte del portiere. Allen. Punta l'area. Maxi Morales. Palla schizza via dopo il contrasto. Alessandrini. Alexander. E stavolta finalmente gli dice di no. Probabilmente si augura soltanto che questa partita si concluda presto. L'allenatore del Galaxy decide dunque di cambiare. Corner battuto corto. Crossa verso il centro. La difesa la meglio e allontana il pallone. Intercettano bene il pallone. Guadagnano la rimessa laterale. Alexander Ring. Si abbassa per prendere palla. Pirlo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Jermaine Jones. Hunter. Baragna metri. La mette in mezzo. Palla che finisce al lato davvero di poco, qualcuno già gridava il gol. Ha avuto sulla testa la palla per segnare, però l'ha giocato un po' troppo, peccato. Un'altra buona giocata. Ci sono metri a disposizione. Puntuale qui il difensore nel recupero. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Pirlo. Via. Gran tiro. Palo, attenzione, però è ancora buona. Buon recupero del pallone, possono ripartire. La spazza via Cole. Dos Santos. Buona la chiusura. Allen. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Palla in out, sarà rimessa laterale. Arriva il momento del cambio per Ashley Cole. Non è più un ragazzino, sta. Possa reggere 90 minuti a certi ritmi. secondi da giocare ancora. Si avvicina all'area. La protegge bene col corpo. Attenzione a Dos Santos. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Recupera palla intercettando bene il pallone. La tiene lì di forza. Guadagna metri. Alex Hunter. Si rispera giustamente, ma deve essere una buona opportunità. Probabilmente ne capiteranno altre. Sperarsi è inutile, Pier. Via. Hunter. Prova a calciare. Se avessero concretizzato questa occasione sarebbe stata virtualmente chiusa la gara. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Pirlo. Occhio, okay, gran palla in mezzo. Risolve lui.
Non c'è più tempo, arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Alla vigilia si poteva pensare a un pareggio, certamente a un match equilibrato, non è andata così. È vero, Pier. E proprio per questo la loro vittoria è ancora più preziosa.